Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Jack e oggi vi porto la recensione doppia di due libri che appartengono allo stesso autore, per la precisione alla stessa autrice, che in questo caso è Livia Llewellyn, un'autrice americana, canadese per l'esattezza, con cui ho avuto un piccolo scambio su Dario, che adesso lo dico a tutti perché non credevo che sarebbe mai successo che un'autrice americana cagasse Jack, porca troia. Chiaramente io non sono americano, però c'è Google Translate e mi ha aiutato molto in questa cosa, quindi grazie Google, come sempre. Comunque, i due libri in questione sono Fornace e Profondità. Due libri completamente differenti, uno è un breve romanzo e l'altro una raccolta di racconti. Direi di cominciare subito da Fornace, che è la raccolta di racconti, 14 per l'esattezza, costa €16,90 prezzo intero, sono 244 pagine. Ogni racconto inizia con un'illustrazione di Elena Nives Furlan, che già dà una piccola anticipazione di cosa parlerà il racconto, e sono uno più carino dell'altro, beccato quello con gli occhi, cazzo. Comunque, lei è stata davvero una rivelazione per me quest'anno, ha una capacità di scrivere, di saper dosare le parole, di mettere la parola giusta al momento giusto, eccezionale. È una bizzarria contemporanea e horror. Lei ha sicuramente un dono per le raffigurazioni soprannaturali e astratte, questa capacità che ha di creare dei nuovi mostri, che è dai tempi di Stephen King con It, che non trovo un mostro moderno all'altezza di questo nome. Quindi braverrima Livia, ti adoro, un bacio, so che non capirai niente, però tu guarda le mie mani come si agitano e quindi ciao. Comunque, tornando al libro, non guardo più di tanto perché questa bambola penso che mi succhi l'anima se la guardo troppo, quindi non la guardo, non c'ho gli occhi, prima che poi io mi giro e vedo i miei occhi lì. Ah. Comunque, vi dicevo, sono 14 racconti, io vi parlerò solo di 7. Solo il cazzo. Comunque, il primo racconto, che è quello che apre effettivamente questa raccolta, che comunque mi sono dimenticato di dire è stato pubblicato il 10 ottobre del 2018, quindi appena un mese, quindi è molto molto recente, e io l'ho preso da Mondadori, ciao, da Mondadori, ciao, 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 ciao. Comunque, tornando al racconto, vi dicevo, si chiama Panopticon e questo racconto, secondo me, è perfettamente esemplificativo del suo stile puramente poetico e sessuale, perché lei mette molto eros, molto di narrativa erotica, però vi assicuro che non è volgare, cioè per alcuni sicuramente sì, chi è bigotto morirà leggendo questa cosa. Però, comunque, vi dicevo, essendo in forma poetica, richiede sicuramente uno sforzo mentale maggiore. Ma io ho goduto ad ogni singola parola. Ha questo suo modo molto audace, molto sfrontato di dire le cose, però nel complesso io l'ho trovato veramente ben riuscito. Il secondo racconto si chiama Stabilimentum ed è un horror futurista. Ci viene presentato questo condominio letteralmente infinito, enorme, e ci concentreremo sull'appartamento molto asettico, molto freddo di questa protagonista, che non mi ricordo come si chiama, la chiameremo protagonista. E nel suo appartamento inizierà questa invasione di ragni. E lì dite, sì, beh, ragni, sì, beh, aspettate un attimo, perché la proliferazione di questi ragni sembra inarrestabile, niente li ferma. Infatti, quando la protagonista deciderà di chiedere aiuto, verrà in un certo senso catapultata in questa realtà molto inquietante, molto apocalittica, che... con un ragno gigante alla fine. È buona. Tirate voi le vostre conclusioni. Un altro racconto, secondo me, molto carino di questa raccolta è Wasp and Snake, Vespa e Serpe. È un racconto cyberpunk incredibilmente breve, ma allo stesso tempo molto creativo, che parla di vendetta e di morte. Di questa donna che c'ha un pungiglione tipo scorpione e lei è tipo una serial killer che... Porca troia, mi è piaciuto molto perché poi sto leggendo anche una cosa steampunk e mi sto appassionando a queste cose molto strane, molto meccaniche, molto... Comunque, appena lo leggete mi direte. Un altro racconto molto bello è Ci si sente meglio a mordere, e questo è il racconto più inquietante che io abbia mai letto in generale, è veramente costruito bene. Cazzo, 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 e non posso dire nient'altro perché sennò è mega, mega spoiler.
Un altro racconto, secondo me molto bello, è Fornace, che è quello che dà il nome a questa raccolta. Era presente anche nell'antologia Nuovi Incubi, sempre di edizioni Hypnos, e nel 2013 ricevette la nomination per il premio Shirley Jackson come miglior racconto breve. Questo è un racconto incredibilmente visionario, una storia molto contorta dove la realtà va in lento disfacimento per lasciare spazio all'incubo. Top, top. Top. E boh. Un altro racconto molto bello è Il Signore della Caccia, dove troviamo questa ragazza che si reca in questo negozio di anticaglie e comprerà questa antica statuetta pagana. Peccato che così lei risveglierà un demone che riposava da molti secoli. È un racconto sicuramente molto straziante sull'ossessione, su questo cazzo di demone. Ricorda tantissimo Machen. Bellissimo, non posso dirvi altro se no è mega spoiler. Un altro racconto, anzi l'ultimo di cui vi parlo, è L'ultima pulita luminosa estate. E qui noi seguiamo questa famiglia che si recherà in una località balneare dove avrà luogo questa riunione di famiglia. Peccato che questa riunione di famiglia si rivelerà essere una vera e propria cerimonia iniziatica. Infatti comparirà questa antica e gigantesca divinità femminile che sorge dall'oceano, sostanzialmente per dar vita alla sua progenie, di cui la stessa famiglia protagonista fa parte. Questo penso sia l'unico racconto che ricorda un po' come atmosfere Lovecraft, anzi invito gli adepti della religione Lovecraftiana a non leggere questo libro perché sicuramente non ne apprezzeranno, anzi non lo so, boh, non lo, vabbè comunque lasciate perdere tutte le mie considerazioni, però questo penso sia l'unico racconto che come atmosfera ricordi un po' il solitario di Providence. E boh. In conclusione è un libro molto sanguinolento, molto grottesco, molto audace, sfrontato, strano, bizzarro, potente, lei riesce a parlare di lotte, di vittorie, di gioie, di sesso, di che cazzo ne so, di qualunque cosa, in una maniera molto coinvolgente, a volte semplice, a volte un po' più complessa, un po' più elaborata, però io ho trovato questo libro assolutamente eccezionale, vi invito a leggerlo, anche se tanti non lo apprezzeranno, però cercate di capire perché a me è piaciuto così tanto. Vi invito solo a questa riflessione perché lì vi è. Non l'ho guardata negli occhi, adesso mi strapperà l'anima. Comunque, te lo giro così, così non mi guarda. E next and the last book che vi parlo adesso, in questo momento preciso, è Profondità. Di cosa parla questo breve romanzo? Immaginate un cielo nero come la pece, dove questi tumultuosi fumi neri appestano l'aria. E al di sotto troviamo questa città di ferro, Obsidia, una città talmente tossica che costringe i suoi abitanti ad andare in giro con questa mascherina per l'ossigeno, perché i veleni tossici che appestano l'aria sono qualcosa di. Ah, porca troia! Comunque, immaginatevi questo suolo come una discarica letteralmente pugnalato da queste trivelle grandi come edifici. Che cosa evocativa che ho detto, porca troia. Comunque, dove le condizioni lavorative delle persone sono alla pari di un lager nazista. Sì, siamo a livello campo di concentramento, dove la dignità umana passa in secondo piano rispetto alle esigenze sfrenate del mercato. E boh, in tutto ciò noi seguiamo la storia di Gillian, la protagonista della vicenda, che fin da ragazzina veniva spedita in questi cunicoli delle miniere a ricercare metano e anidride carbonica, fino al giorno del suo incidente, che la lascerà completamente falcidiata, quindi il suo corpo sarà letteralmente una cicatrice unica a testimonianza di questa non vita. E boh, quindi ci saranno un sacco di flashback in questo romanzo, soprattutto nella prima parte. Sì. Comunque, tornando al momento presente, troviamo Gillian che ha un dono, quello di saper far rivivere la pietra. Quindi questo libro parla anche di scultura. L'ho trovato una cosa di un innovativo, di un originale, fantastico. Comunque, in virtù di ciò che ho appena detto prima, quindi che lei ha la capacità di far rivivere la pietra, verrà convocata a prendere parte a questa cazzo di spedizione verso la necropoli di Wormskill, per recuperare sostanzialmente un reliquiario dove al suo interno si trovano i resti di questo ex dipendente.
chiudo la bocca perché sennò. Ma Giglia non è da sola in tutto ciò. Ci sarà Emanuel, che è il suo fidanzato, il suo compagno di vita, un cretino comunque, vabbè. E la Sibilla, che è una specie di donna pesce, comunque una creatura che riesce a prevedere il futuro, che parla come Paperino perché parla tipo così. E qui arriviamo più o meno alla fine di questa storia, perché Gillian dovrà letteralmente scavare nelle profondità della sua anima e della pietra per risvegliare qualche cosa di letteralmente mostruoso, una divinità molto cattiva, molto pesantino. E il finale devo dire che è la parte che mi è piaciuta di più, perché è molto cruenta, molto grottesca, molto pesante, molto onirico, però mi è piaciuto, però devo essere sincero, un po' meno rispetto a Fornace, perché l'ho trovato un po' lungo, un po' noioso a tratti, però il livello di prosa è sempre altissimo, quindi faccio sempre i miei complimenti a Livia. Quando leggete queste pagine vi sentite come in un sogno, quella sensazione di aggirarsi spaesati senza una meta, ma con quella sensazione che da un momento all'altro qualche cosa di nefasto e di terribile stia per accadere da un momento all'altro. Quindi questo più che un libro è un'esperienza, è qualcosa che forma e che trasforma, che atterrisce e che affascina. Mi farete sapere dopo la lettura, però io vi consiglio sempre prima Fornace, anche se costa di più, questo costa meno, ve l'ho già detto, e boh, vattene alla pesca, ciao! Io penso e spero di aver detto tutto quello che volevo dire, io vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto e vi invito a iscrivervi se non l'avete fatto. Vi lascerò questi due libri qui sotto e se li prendete attraverso la mia affiliazione mi viene riconosciuta una cazzo di percentuale da Amazon che mi aiuterà a comprare altri libri e attrezzature per il canale. E boh, vi lascerò qui sotto anche tutti i miei social nel caso mi volete contattare, fare delle domande, lo sapete voi cosa fare, mandatemi foto di nudo. Ciao, vatte la pesca, boh. Vi invito anche a condividere il video se pensate che quello che io abbia detto sia interessante e volete far conoscere me a qualcuno, Olivia soprattutto. Io sono ben contento, Olivia ancora di più, tutti felici, anche la Hypnos. E boh, vi invito anche a attivare la campanella così Fra Martino Campanaro vi avviserà sempre quando Psycho ha fatto un nuovo video. Vi ricordo il mio appuntamento tutte le sere con la mia live di Instagram tra le 7:30, 8:30, dipende quando mi annoio e non ho un cazzo da fare, mi collego, seguitemi, ciao. Comunque, io penso veramente di aver detto tutto quello che volevo dire, sicuro ho dimenticato qualche cosa, ma se la vi. Comunque, io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo momento, io vi saluto e vi rimando a un prossimo video.